Ciao a tutti amici di Fanwick, ben ritrovati per questa nuova puntata di Ore 15, una puntata movimentata, ve lo voglio dire, perché? Perché andremo a parlare di discoteche, di riaperture, di locali dove si può ballare, quindi insomma ecco il perché del movimento. In mia compagnia tre grandi protagonisti della scena notturna e non solo ovviamente qui della capitale, quindi vado subito a presentarvi i miei ospiti, ovvero Giancarlo Bornigia del Piper, Tiziano Rizzuti di Ritual, Subaculta e Torture Garden e infine Edoardo Corcos di Room 26. Ciao ragazzi! Buongiorno, buongiorno Ciao a a tutti! tutti. Ciao. Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito ed essere qui con noi in diretta a parlare appunto di questa nuova fase 3, perché il 15 si avvicina sempre di più e c'è finalmente la riapertura anche delle discoteche. Una riapertura particolare, insomma, perché ci sono tanti punti interrogativi. Io inizierei innanzitutto con il chiedervi, da marzo a oggi, cosa è successo? Per noi nulla, neanche per loro. Cioè, noi siamo stati i primi a essere fermati, ci siamo fermati alla fine di febbraio. Ovviamente facciamo parte di un'attività che ha una serie di problemi sul tema del contagio del coronavirus. Ora ci sono delle nuove norme che ci hanno lasciato anche abbastanza stupefatti, perché insomma non è l'intrattenimento quello di stare a distanza. Il nostro è un lavoro basato sull'integrazione delle persone, soprattutto sulle emozioni, no? Sul buon umore, sulla voglia, sulla spinta, sulla pulsione vitale di uscire, di incontrarsi. Fare un'attività in base alle norme che abbiamo letto in questi ultimi giorni, per me, per noi è assolutamente impensabile. Assolutamente impensabile. Non è la nostra attività. Se la dovessimo fare, sarebbe un insuccesso, prima per l'attività stessa, anche economicamente sarebbe una rimessa certa. Quindi aprire in questo momento particolare una struttura, che ha dei costi molto grandi, perché noi facciamo un lavoro basato sulla sicurezza, sul controllo, quindi tantissimo personale, eccetera. Perdere oggi, secondo me, ci danno il premio Nobel, perché già star fermi e non guadagnare è piuttosto complicato, ma andare ad aprire qualcosa per perdere il denaro oggi veramente Ancora di più. no, mi viene da ridere, ma non dovremmo ridere. Rido per non piangere. Non so cosa ne pensano i Giancarlo miei. e Tiziano, cosa ne pensate? Siete Beh, mi solidali? Siete in linea con Edoardo? sono sicuramente in linea con Edoardo. Insomma, cosa è successo fino ad oggi? È cambiato il mondo fondamentalmente, cioè è stata decretata la fine di un'era e l'inizio di una nuova era. E la situazione per chi fa questo lavoro è drammatica fondamentalmente. Noi abbiamo centinaia di locali che sono ancora chiusi, senza una vera prospettiva di riapertura, con delle regole che sono state solamente ieri dalla conferenza delle regioni ufficializzate e che molto probabilmente non ci permetteranno, come dice Edoardo, di ricominciare a lavorare. Quindi questa situazione è veramente, veramente molto grave, ma non solo per noi che siamo i proprietari dei locali, ma anche per tutti quelli che sono gli addetti ai lavori, tutto il personale che oggi o è in cassa integrazione e tra virgolette la cassa integrazione ancora non è arrivata. Siamo al 10 di giugno, non so cosa devono fare i nostri ragazzi, e non sono tutti ragazzi, ma ci sono anche persone adulte che lavorano nei nostri locali, immagino le impiegate che seguono la parte amministrativa, che sono delle persone sopra la cinquantina, che hanno figli, come tante altre persone che oggi non hanno una lira perché hanno speso tutti i loro risparmi per continuare a sopravvivere. Quindi la situazione è veramente drammatica. Sì, diciamo dal mio punto di vista, che in questo caso insomma rappresento quelle che possono essere più degli aspetti da parte degli organizzatori, che è un altro
un altro elemento oltre la proprietà dei locali, sono anche proprio degli organizzatori, quindi delle organizzazioni che fanno eventi, che comunque insomma poi interagiscono con i locali, con i referenti. Io conosco benissimo Giancarlo, lavoriamo spesso insieme per quelli che poi sono i brand che in questo momento rappresento, e anche da questo punto di vista c'è una totale non cura nei confronti di quella che possa essere la sopravvivenza di organizzazioni che comunque tengono vivo quello che è l'intrattenimento, che poi possiamo anche volgarmente chiamarla nightlife, che comunque fa parte sia del PIL nazionale, ma che fa parte proprio anche della cultura e di quella che è l'economia di tante persone che poi ne usufruiscono. Quindi comunque è una catena, come dice Giancarlo, ci sono un sacco di categorie annesse a quella che è banalmente anche discriminata un'attività notturna, perché viene sempre vista come un qualcosa che poi se esiste o non esiste non fa la differenza. Non è vero, sia da un punto di vista culturale, sociale, ma anche e soprattutto economico. Le norme che hanno istituito in questa fase 3 impediscono tecnicamente di operare. Infatti io con le mie organizzazioni fino a ottobre non farò niente da questo punto di vista. Poi curo la direzione artistica di un posto che è un club arci che si chiama Snodo Mandrione, dove faremo ristorazione, cocktail bar per quello che ci sarà permesso. Ma per quanto riguarda l'attività dell'intrattenimento notturno, che possa essere volgarmente detto discoteca, che poi insomma non ha niente di volgare, non è possibile operare e non è possibile fare nessun tipo di attività da nessun punto di vista. Ecco, Marco Del Bene, il direttore di Fun Week, chiede: che cosa ha fatto la regione e il comune, no? Quali sono state le indicazioni? E perché insomma in realtà poi non sono indicazioni funzionali secondo voi? Beh, dal punto di vista, cioè, io penso che anche questi che hanno fatto questa legge almeno una volta sono andati a ballare, se possono immaginare una pista dove ognuno balla a 2 metri di distanza, che poi come far rispettare una regola del genere, mi viene soltanto da ridere. Non so come possono pensare che uno spazio di una discoteca possa accogliere e lavorare per quante? 50 persone. È assolutamente un modo per toglierci almeno quegli aiuti ideali che ci avevano promesso, facendo sì che il locatore e il locatario potessero risparmiare il 60% dell'affitto, e questo è stato fatto fino ad a maggio, dove noi abbiamo la massima nostra capacità produttiva nei mesi di marzo, di aprile e di maggio, dopodiché si interrompe l'attività dei locali al chiuso, e tutta quella riserva che noi facciamo normalmente in quei mesi la utilizziamo per pagare i costi nei mesi estivi, dove continuiamo a pagare affitti, dobbiamo continuare a pagare i dipendenti e tutto quanto quello che è il management dell'azienda. Quindi questo è un po' un modo, sì, molto furbo per dire: ecco, risparmio questi soldi, però voglio dire, stanno uccidendo un settore che, come dice Tiziano, condivido il suo pensiero, e voglio anche ricordare che all'interno del nostro settore c'è una parte molto interessante e importante di quello che è la prima voce del PIL, cioè il prodotto interno lordo italiano, che è il turismo. Perché la gente, altra cosa che vorremmo spiegare a questi del governo, in Italia viene a divertirsi, non viene a annoiarsi. Quindi viene, vede il museo di giorno, la sera però vuole andare a bere un drink, non va a dormire. E vuole andare a ballare, vuole incontrare le persone, vuole parlare. Questo è un aspetto fondamentale del turismo. Cioè, tolto questo, al turista che deve scegliere di andare in un paese piuttosto che in un altro, insomma, la scelta diventa quasi obbligata. Questo è un elemento importante che spesso viene dimenticato. Cioè, noi siamo parte integrante della prima voce del prodotto interno lordo italiano. Certo, da Corrado chiede: da giugno a settembre avete qualche idea? Cioè, che cosa effettivamente si potrà fare? Perché appunto penso a tutte le vostre realtà. Tiziano ha già detto, dice: in realtà sarò fermo, non organizzerò niente fino a ottobre. Invece per quanto riguarda Piper e Room 26, suppongo che la risposta sia molto simile. Assolutamente no, dalle vostre parole, però che idee ci sono per affrontare questi mesi?
In questi mesi noi ormai diciamo il grosso l'abbiamo perso, questi erano gli ultimi periodi dove potevamo pensare di fare qualche cosa, il Piper, forse il più importante locale italiano, più antico, e il Room 26 che è un altro club, è un club proprio di musica e di club culture, cioè di musica e come cultura, altro aspetto che qua in Italia. In Germania è proprio sostenuto dal governo, nella fattispecie anche nella musica techno, quindi è una cosa che qui farebbe inorridire, è sostenuta dal governo. Poi ci sono gli spazi estivi che noi chiaramente gestiamo, perché noi non possiamo andare in vacanza 3 mesi all'anno, nessuno se lo può permettere, quindi dobbiamo cercare d'estate di recuperare qualcosa per pagarci gli affitti. E quindi anche gli spazi estivi che noi facciamo hanno un grande punto interrogativo, perché? Perché andare a creare delle situazioni fondamentali, a mio avviso, e anche questa è una battaglia di Giancarlo, che toglie la gente dalla strada in quella che stanno chiamando i giornali, ci fa molto incazzare, movida. Qual è la movida? La movida è chiusa, noi siamo chiusi. La gente pensa che noi stiamo creando dei problemi, la movida la gente la fa per strada. Il principio che noi sosteniamo è che la movida o il divertimento deve essere fatto in maniera sicura, nelle strutture adibite al divertimento, dove c'è controllo, sicurezza e profilassi. Dove io gestore, posso andare a controllare, a far sì che la sicurezza, non quelli che i 60.000 che poi non esistono, ma persone pagate e che fanno rispettare tutte le regole che noi vogliamo rispettare al 100%, questo va detto, noi non siamo parte dei furbetti, noi vogliamo avere delle regole molto precise e chiare da far rispettare, ma sostenibili. Ma Certo. dove non sono sostenibili, si fanno due conti sulla punta delle mani, non si apre. E la gente si manda a casa. Io volevo rispondere ad Elena, che si fa in questo momento? In realtà, per quanto mi riguarda, non sono fermo, mi sto muovendo tantissimo su diversi fronti, principalmente sul fronte delle relazioni. Cioè, questa emergenza ha fatto sì, prima di tutto, che tantissimi operatori di questo settore, imprenditori di questo settore, si riunissero finalmente per discutere, di questo problema, del problema del fatto che siamo stati dimenticati dalle autorità, dal governo. Anzi, finalmente, dopo tantissimo tempo, il 9 giugno, esce un documento ufficiale della Conferenza delle Regioni che riguarda proprio la nostra categoria, ma ne è passato di tempo. Troppo abbiamo dovuto scrivere e dire sui giornali, su internet per farci ascoltare. E questa è diventata un'opportunità perché ha permesso la nascita anche di nuove forme aggregative, di nuove associazioni. Vi è un costituendo comitato al quale io sto partecipando, che prenderà il nome di Club Festival Commission, che ha come intento quello di promuovere l'impresa culturale fondata sulla musica elettronica. La musica elettronica intesa come la musica trasmessa attraverso qualsiasi mezzo elettronico, fondamentalmente. Per riprendermi al discorso di Edoardo, in Germania la techno viene considerata cultura e fornisce probabilmente finanziamenti, contributi, attenzioni legislative. In Italia oggi questo non avviene perché l'impresa culturale legata alla musica elettronica, che non è solo techno, ma può essere anche disco music, house music, tutto quello che oramai non viene fatto dal vivo sostanzialmente, ha bisogno di un'istituzionalizzazione che ci permetta di entrare all'interno del Ministero della Cultura. Per essere effettivamente riconosciuti al pari dei nostri cugini del mondo del cinema o del mondo del teatro, dove loro oggi ricevono finanziamenti, aiuti, soprattutto il cinema, oggi la musica non riceve niente. Addirittura, se andiamo a guardare l'imposizione fiscale che viene applicata, la nostra categoria è penalizzata in quanto gli organizzatori di eventi di trattenimento danzante pagano una doppia imposizione indiretta sull'IVA e sull'imposta spettacoli, che grava
sommati quasi il 40% dell'incasso lordo di un locale. Ipotizziamo, vai a ballare in un locale, paghi 10 euro il biglietto, 4 euro se li prende lo Stato, un altro euro se lo prende la SIAE, e il resto, quindi la metà del biglietto, ci serve per coprire i costi di apertura, i costi fissi. Questa situazione è insostenibile, non è più sostenibile. Se noi andiamo a pensare che un locale, per esempio, a Ibiza, per entrare spendi non meno di 70-80 euro, in Italia ancora oggi i locali non riescono a nemmeno ad avere prezzi superiori ai 10, 15, massimo 20 euro se siamo fortunati. Quindi la situazione è veramente grave. Ecco, questo momento di stop ci ha permesso da un lato di organizzare questo gruppo che ha questo obiettivo, quindi questo comitato che ha questo obiettivo, dall'altro anche gli operatori dei locali si stanno unendo, stanno prendendo consapevolezza della situazione per modificare anche le organizzazioni interne di sindacati nei quali noi oggi dovremmo essere tutelati e invece, ahimè, lo dico, non veniamo tutelati nemmeno dai nostri stessi sindacati. Una situazione molto complessa. Beh, hai citato Ibiza e mi viene, veniva proprio da pensare, leggevo un articolo dove sulla Riviera Romagnola un po' si guarda che cosa farà Ibiza, no? Perché effettivamente è conosciuta, è famosa per gli straordinari locali storici che ci sono anche lì, per la musica e la grande attenzione effettivamente alla musica, DJ internazionali che vanno. Come mai in realtà in Italia secondo voi, nonostante se andiamo là poi tutti andiamo magari a Ibiza anche per questi motivi, oltre che per la meravigliosa isola che è, ma come mai in Italia invece si è persa questa cultura? Perché fino a quegli anni c'era, almeno il termine chiave infatti è proprio cultura, riallacciando tutti i discorsi. Qui si parla di movida come se fosse... come se il divertimento, ma anche andare a ballare, fosse un crimine. Quindi, insomma, uno dice, vado a ballare, sembra che va a rubare. No, vado a ballare. E non c'è la cultura dell'intrattenimento, la cultura della musica. Adesso Edoardo ha citato, insomma, Berlino, la cultura della techno, della musica elettronica, che viene addirittura sostenuta e supportata dallo Stato, in maniera importante, insomma. Io ho abbastanza anche contatti lì. Tra l'altro, insomma, io so anche perché il Room 26, almeno se non erro, si chiama Room 26 per questo impianto audio composto da 26 preamplificatori, se non erro. Non so, Edoardo, correggimi, certo, io ci ho lavorato. So. C'è una cura sull'audio, sulla qualità della musica. E il DJ non è un idiota che sta con le cuffie. Soldi buttati. No, ma io mi ricordo perché, insomma, lì ci andavo. No, abbiamo fatto un bellissimo Torture Garden a Roma. Sì, meraviglioso. Sono rimasto a bocca aperta. Hanno degli elementi culturali, di spettacolo. Lo spettacolo è cultura. Io vengo da una famiglia di spettacolo e fanno cultura. Un prestigiatore fa cultura, un cantante fa cultura, esiste la cultura dell'intrattenimento. Io non voglio sembrare troppo aggressivo, ma questa cosa mi fa veramente... non mi sta bene che viene la movida come se fossimo tutti debosciati. Il Paivere fa cultura dello spettacolo dagli anni 60, ma stiamo scherzando? Ci ha cantato, ci hanno suonato in Nirvana il Paivere, non so. Quindi, insomma, tutto questo secondo me andrebbe considerato da questo punto di vista. Poi quelle che sono le normative relazionate a un'emergenza pandemica, di cui poi ognuno ha la sua opinione, però si diceva che a giugno dovevano esserci 151.000, 52.000 in terapia intensiva, e non sembra sia così, quindi insomma diciamo c'è stato un piccolo errore di valutazione per quella che è una fase 3 che impone una distanza di 2 metri a chi balla, è folle. Tornando al tuo discorso di Ibiza come Berlino, è perché c'è una considerazione non solo della cultura, ma anche di quello che economicamente porta al paese un certo tipo di attività che vanno tutelate e non discriminate e non dimenticate, ma proprio non considerate sia da un punto di vista di valore che da un punto di vista di apporto economico al paese a cui appartengono. Ma infatti Ibiza è ferma, Tiziano, Ibiza è ferma, Elena, te lo comunico. Sì, sì. Chiaramente sono imprenditori di tantissimo livello, e
non sono stupidi, non aprono una discoteca con 2 metri di distanza, sono fermi e prendono gli aiuti che gli vengono dal governo. Poi, vabbè, Ibiza, Isole Baleari, ha statuto speciale, hanno un sacco di agevolazioni, fanno l'economia dell'isola. Sì, io condivido quello che dice Tiziano e vorrei ricordare anzi una performer che lui portò al room di una ragazza giapponese che per me ha sfidato le leggi della fisica, finita tutta tatuata, nuda, meravigliosa, attaccata a un cerchio così. Ho detto, ma come cavolo? Quello, se non è cultura, quello Sì. è C'è cultura Cirque du spettacolo, Soleil, è c'è, ma chiaro, bravo, spettacolare. bravissimo, dicevi, sentite come gli imprenditori della musica degli altri paesi europei? O cioè, vi sentite con imprenditori di altri paesi? Vi confrontate con altre realtà all'estero? Chiede Corrado. Noi sì, noi abbiamo fatto finché diciamo le cose qua in Italia ancora un pochino andavano, abbiamo fatto l'IPM, non so se ve la ricordate, cioè International Promoter Meeting, dove tutti quanti i Bellissimo, promoter bellissimo. mondiali venivano a Roma, felicissimi di venire a Roma, perché noi ce lo dimentichiamo, è una città amata da tutti quanti, e invitati a Roma completamente dal meeting, sono venuti tutti, hanno parlato, hanno fatto conferenze, abbiamo fatto le conferenze alla Velanda, abbiamo fatto le conferenze davanti al Colosseo per loro. In America con una piazzetta di Roma ci farebbero sopra un paese, noi invece valorizziamo poco, certo non siamo un paese storicamente delle discoteche, dei club come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti, come Berlino, come Ibiza negli ultimi anni. Però il discorso di cultura noi anche nel tempo non l'abbiamo mai preso. Cioè a Berlino c'è le sovvenzioni dello Stato, addirittura la musica techno. Non so, a Chicago c'è una via intitolata Frankie Knuckles, che era un DJ, che è morto e gli hanno intitolato una via. Qua se intitolavano una via al DJ, c'è la rivoluzione, perché, come dice Tiziano, movita, e fanno la movida e fanno vedere 200 disgraziati per strada che si menano, e quella è la movida. Eh no, eh no. Se quella la chiamate movida, noi È ci altro. arrendiamo, noi siamo imprenditori a tutti gli effetti, non siamo né ragazzi troppo giovani, lavoriamo, non abbiamo il locale per divertirci o per bere, anzi credo che siamo quasi tutti astemi. Fra l'altro, insomma, non lottiamo come tutti gli altri imprenditori italiani, però veramente noi siamo i primi ad aver chiuso, gli ultimi a riaprire, Che male. e io credo che molti non ce la faranno. E ripeto, è un grosso problema perché nel ventaglio di decisioni da parte di una persona di uscire, di far camminare l'economia, soprattutto del turismo, di dire andare in un paese dove alle 11 praticamente c'è il coprifuoco, se ne vanno in Spagna, io come faccio a competere con la Spagna, con la Francia? Lo sai, Elena, che noi abbiamo in Italia una legge del 1930 fatta perché siccome si pestavano di botte alle sagre, nelle manifestazioni temporanee è vietato vendere gli alcolici superiori ai 21 gradi, e la legge se la sono tenuta. Io ho un cocktail bar che vorrei aprire, l'ho vinto un bando, anzi l'abbiamo vinto oggi, e quindi faccio mixology, pago dei super barman, professionisti che stanno lì e tutto quanto, viene il vigile e mi fa la multa perché ho una bottiglia di gin, non la posso avere. Io, se non ho la bottiglia di gin, non posso lavorare, e quello ti fa la multa. Ritorna, ti fa un'altra multa, torna 3 volte e ti chiude il locale. Come faccio io a competere con la Francia, con la Spagna, con l'America? Come faccio? È tutto Marco ti così qui. chiede, seguendo comunque con questi discorsi, Marco, giustamente il direttore di Fanwick, si chiede: ma perché non siete rappresentati da una forte associazione a livello istituzionale? Visto che in realtà, appunto, per quanto riguarda il turismo per il paese, insomma, cioè, siete una realtà importantissima. Perché siamo ben visti, e poi su questo penso che Giancarlo ti può rispondere più tecnicamente perché è all'interno delle
delle associazioni sta promuovendo? Le associazioni le fanno gli associati, quindi noi oggi non siamo ben rappresentati perché nel tempo gli associati di queste associazioni si sono dimenticati di... Quindi non hanno fatto valere i propri diritti, non si sono fatti sentire, non hanno partecipato alle assemblee, non hanno chiesto la convocazione di assemblee. Purtroppo è un mal comune di tutto il paese, non solo della nostra categoria, ma di tante categorie, che finché non c'è il problema, non è un nostro problema. Cioè, se qualcun altro, per esempio, decide di attivare un'iniziativa estiva come quella di Edoardo, nella quale appunto gli è vietato di somministrare bevande alcoliche con gradazione superiore ai 21 gradi sul suolo pubblico, sulla strada. E se non l'associazione non si muove a tutela di questa categoria, difficilmente il singolo privato riuscirà a ottenere qualche cosa. E quindi è un po' un circolo vizioso, no? La dirigenza tanto non viene motivata dagli associati, gli associati non pensano a motivare la dirigenza e quindi le associazioni rimangono sterili fondamentalmente. Ripeto, questa è stata un'occasione probabilmente per rimettere in gioco tutto quanto, io lo spero. La paura di molti è che una volta che ci permetteranno di riaprire i nostri locali, le nostre attività, tutti si scorderanno di fare associazione. E questo è purtroppo uno sbaglio, perché è nel momento in cui lavoriamo, che dobbiamo creare quelle strutture, quelle infrastrutture che ci permettono di aiutarci nel momento della difficoltà. Facciamo un esempio. Il Piper paga qualcosa come circa 3.000 euro l'anno alla nostra associazione di categoria. Questi soldi, immaginate che il Piper è associato negli ultimi 20 anni. Facciamo conto che tutte le categorie, tutti i locali associati negli ultimi 20 anni abbiano versato una parte di questi soldi all'interno di un fondo che l'associazione avrebbe potuto utilizzare per ristorare gli associati in questo momento di difficoltà. Invece i nostri soldi non si sa dove vanno a finire. Non lo sappiamo, cioè non ci viene neanche dato a volte modo di avere una rendicontazione e quando la chiediamo sembra che stiamo dando fastidio. E questo non va bene, non può più andare bene. Ti assicuro, Elena, che sarà la mia prossima battaglia per i prossimi 12 mesi come minimo. Quindi segui il suggerimento di Marco che dice, quindi primo step, organizzarsi e realizzare una nuova associazione, o quantomeno comunque combattere di più, essere più presenti e più attivi. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta terminando. Vi voglio soltanto chiedere co cosa dobbiamo aspettarci quindi per questa stagione 2020, in realtà per, diciamo, passata l'estate, nella speranza appunto di un ottobre, di un autunno in cui si possa ritornare a una normalità, vogliamo dire così. Speriamo Intanto di che il virus arrivarci vivi. Com'è? sparisca. Che... Ho sentito, speriamo di arrivarci vivi. Speriamo Tutto questo non sparisca. Tiziano, tu che dici? Ma semplicemente io vorrò, come ho sempre fatto, continuare a proporre innovazione nei contenuti e nelle forme di spettacolo e di clubbing, che secondo me è una cultura. Io da sempre, da quando sono giovanissimo che faccio questo lavoro, ho sempre parlato di cultura del clubbing. Quindi spero di continuare a farlo, ecco. Speriamo di rincontrarci con delle notizie migliori di queste, insomma, magari all'interno dei vostri locali o delle vostre serate, che vorrebbe dire che tutto è ripartito in qualche modo, ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta soprattutto. Va Me bene. Grazie. lo auguro a tutti quanti. Grazie a Grazie, tutti per essere grazie mille. stati in mia compagnia e averci, insomma, raccontato la vostra realtà che a volte appunto spesso uno invece racchiude in una piccola nicchia che non è la definizione corretta. Grazie ancora, buon Va lavoro. bene, a te ciao. Ciao, grazie. Ciao.
Purtroppo l'argomento sarebbe stato ancora più ampio, ancora più lungo e merita di essere scandagliato ulteriormente. Non è facile, non è assolutamente semplice appunto ripartire, probabilmente alcuni rimarranno chiusi, speriamo insomma che presto arrivino delle notizie positive. Io mi ricordo quando ero piccola che facevo l'album delle figurine delle discoteche, perché insomma erano dei posti meravigliosi, bellissimi, alcune di queste ormai hanno chiuso, però erano dei posti dove io poi desideravo andare. Insomma, dovremmo provare a cambiare il nostro modo di percepirle, di vederle e di viverle. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche quest'oggi, vi do appuntamento a domani con un'altra puntata di ore 15, chiaramente sempre alle 15 e sempre sulle nostre pagine Facebook. Io ringrazio l'associazione Fulvio Cimarolli per questa bellissima maglietta I Ride For, mando un bacione ovviamente a Fulvio e a tutti i ragazzi che ci lavorano, ci vediamo domani, ringrazio Marta Volterra e Alessandra Zoia per essere state con me, la mia fantastica redazione, ringrazio HF4 che produce il format e di nuovo ringrazio tutti quanti voi, a domani!